Buongiorno, in occasione della settimana della cultura organizzata da Demetrio Guzzardi con i comuni di Sove Diamannelli, di Carlopoli, di Bianchi e Panettieri, ho avuto il piacere e l'onore di essere invitato ad portare le mie opere in un luogo magico come questo dell'Abbazia di Corazzo. E sinceramente sono stato stimolato anche dalle letture di Gioacchino da Fiori e anche dalle sue opere, quindi soprattutto mi ha colpito, perché la sento molto vicina in questo periodo, il discorso dell'Apocalisse, no? di quello che succede, che tutti abbiamo sotto gli occhi, ma che sembra che nessuno se ne accorga. Per questa occasione ho portato dei pezzi che già avevo, perché non c'è stata la possibilità di realizzarne alcune, ma anche qualcosa di nuovo. Una in particolare, proprio dedicata, l'ho chiamato il Cristo dell'Apocalisse, perché invece di fare il solito Cristo rinascimentale che piace a tutti, ho utilizzato dei piconi delle vanghe che avevo preso su al nord, a Bienno, dove ancora ci sono i maglia d'acqua, e per accompagnare come segno di speranza ho utilizzato una delle 5 sculture che verrà sistemata lungo il cammino coast to coast, esattamente a Monterosso, in cui c'è il viaggiatore con le ali, cioè gli amici che non ci sono più, le persone che mi hanno insegnato molto, e quindi è un'opera a cui tengo molto. Questo l'ho chiamato il sole atomico, perché il sole è segno di vita, ma in questo caso, in questo periodo, con la guerra in Ucraina, eccetera, ho pensato al sole delle bombe nucleari, eccetera, quindi che trafigge e che non riscalda. Quindi in questa abbazia, in cui c'è proprio il concetto dell'Apocalisse, pensavo ci stesse bene. In quest'opera ho cercato di rappresentare le cose più belle, infatti l'ho chiamato la porta del Mediterraneo, dalle origini, quindi la dea Persefone, il simbolo del futuro mia figlia, il presente io, i pesci, il mare, e poi la conchiglia di Campostello, l'uomo e la donna, la superstizione, il diavoletto, il gufo, il labirinto, e un po' alcuni dei nostri simboli mediterranei a cui siamo legati. In questa società di consumismo ed egoismo anche i sentimenti spesso si distruggono. Succedeva anche in passato, ma mai così tanti come oggi, in cui basta niente, ognuno va per la sua strada dimenticando il periodo più bello, che è il momento della conoscenza e dell'amore. Allora, questa è proprio un'opera pensata per Corazzo, in cui il Cristo, non rimane quasi niente più del Cristo classico, se non una breve impressione con le braccia alzate, il costato, eccetera, ma l'ho voluto fare così proprio per indicare che oggi il Cristo è più che flagellato, più che crocifisso, è proprio disintegrato dall'egoismo, dalle guerre, da questa cosa che l'uomo ancora non è riuscito a vivere in pace. In questa Apocalisse l'unico segno che vedo positivo è quello degli uomini che sono in cammino. In questo caso io ho dedicato quest'opera agli amici che non ci sono più, a chi mi ha insegnato ad andare sul cammino di Santiago, e infatti quest'opera sarà una delle 5 opere che verrà collocata nel cammino coast to coast, e precisamente a Monterosso, e c'è questa visione di chi è andato via ma che rimane ancorato alla terra. Questa è volutamente un'opera scherzosa, nel senso che la verità è nuda, la verità ha perso le parole, e quindi ci sono queste lettere
intorno a questa figura di scultura, perché spesso oggi l'informazione, diciamo, non è al massimo dell'obiettività e della trasparenza, tranne le TV libere come questa. Alla fine, per non sembrare pessimista, ci sono le rondini, simbolo di pace, simbolo dell'animale che fa migliaia di chilometri per ritornare, e quindi è un segno di speranza. Le civette, l'animale sacro alla Dea Minerva, è protettore degli scultori, ma è anche l'animale che esce alla fine del giorno e supera il buio dell'ignoranza. Quindi un atto di fiducia nella cultura, nella vita e nella sapienza.